Siamo sul Torre Glassé con la seconda piazza assoluta, che è una piazza al femminile con Stephanie Case, impressionante. Ci troviamo intorno al chilometro 83 sotto le Bezzi, circa un'ora di divario tra chi guida il maschile, Gilles Arrigabiu, la prima donna, seconda assoluta, Stephanie Case. Una storia fantastica la sua, la vediamo già in vicinanza con un sorriso che è contagioso. Una Stefani incredibile, fantastica, lei che porta nel mondo l'immagine forte delle donne di fronte alle quali noi ci inchiniamo. Lei è bellissima, lo si vede, il suo sorriso non ha bisogno di nessun commento. Lei ha una forza e un vigore impressionante. Ci avviciniamo. One second, Stefani, it's possible. Ciao. Ciao. How are you, Stefani? Tutto bene. È magnifico. Yeah. Stefani, starting class is very, very strong race. For you, it's no problem. It's good. It's only the first 24 hours, so we have to see. I think I felt good so far. Now I'm a bit tired, but hopefully everyone else is tired too. Lei But dice, we'll see. è felice, sorridente, questa gara le entra nel cuore. Solo una cosa mi sento di dirle, poi ti lascio andare. Your smile is beautiful. Grazie. I think we have to be happy running this race. It's a privilege. And I'm thinking of the women in Afghanistan who don't have any freedom. And I have all the freedom to run 450K. Ecco, il messaggio è tutto qui, è un messaggio che sa di pace, che sa di un mondo che avremo migliore di quanto non è, con un pensiero fisso alle donne e all'Afghanistan. Stephanie Case, thank you. Ciao! Noi la seguiamo, ed è impressionante come Stephanie abbia questa andatura, francamente qui va anche più forte di Gilles Arrigabiu. Come vedete, lassù c'è la conca che porta al rifugio Bezzi. C'è una salita impegnativa, tra poco si prende il sentiero sulla sinistra e da lì si va su un colle a oltre 3.000 metri, quel colle che porta al col Barsac Dery e poi verso il rifugio Benevelo. Impressionante quello che sta facendo Stephanie Case, le donne sono eccezionali e lo si vede anche da queste immagini.